Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Oggi voglio parlare di un gioco molto particolare, come al solito nei miei video tendo appunto a non provare i giochi, chiamiamoli mainstream, che giocano tutti, ma quei titoli un pochettino più di nicchia, molto spesso appunto JRPG o visual novel, che hanno appunto concept davvero interessanti. Infatti questo AI The Somnium Files Nirvana con la maiuscola Interactive è il seguito del primo AI Somnium, che presenta però delle notevoli migliorie. Intanto andiamo a vedere un po' qua la difficoltà, o meglio le opzioni, scusate, si possono cambiare i vari appunto le varie opzioni, molte riguardano anche i controlli della telecamera o la grandezza del testo, ma anche ad esempio le voci che io preferisco in giapponese. Ci sono la possibilità anche di disattivare i tutorial se uno vuole un'esperienza molto più complessa. E il fatto che, secondo me, come molti altri giochi della Spike, Chunsoft, non so come si pronuncia esattamente, che sono appunto gli autori anche dei vari Danganronpa per intenderci, o dei Nonary Game, quindi delle avventure misto-narrative con un design molto interessante. Lo si nota già da come vanno a appunto sviluppare anche solo i menu delle opzioni, che sono come dei test cartacei, e ad esempio qua mi dà la possibilità anche di scegliere la difficoltà sia dei QTE nelle investigazioni, che io metto su story perché appunto voglio una anche possibilità appunto di sbagliare o di accorgermi soltanto all'ultimo il tasto giusto da premere, senza andare appunto a rovinare il gameplay, così come anche la possibilità di interagire, di riprovare più volte, perché il gioco in versione standard ti dà solamente tre possibilità di continuare, se no poi è game over, e io invece voglio le possibilità infinite e una velocità appunto di timing inferiore, perché i miei riflessi, soprattutto quando ci gioco sotto stress o quando sono incavolato, per così dire, non sono proprio al massimo. Nei bonus per adesso ci sono appunto zero cose perché vanno sbloccati man mano che si giocano, ma anche qui è bello appunto avere delle cose da sbloccare, che sembra una cosa banale, però effettivamente ormai siamo abituati che molti giochi o fai il pre-order della Deluxe che ti dà appunto la colonna sonora digitale o il mini artwork sempre digitale, se no in game non hai delle cose da sbloccare. Infatti titoli come Uncharted o The Last of Us secondo me sono fantastici, perché hanno effettivamente una sezione di bonus sia a livello di gameplay che a livello stilistico, che ti fanno appunto vedere i design dei personaggi o gli artwork dei vari luoghi, e che rendono anche appunto la rigiocabilità maggiore perché vuoi fare più punti per sbloccare questi contenuti extra che sono molto interessanti. Invece altri titoli o li compri a parte in qualche edizione deluxe o non li puoi avere, appunto, perché non sono previsti come content del gioco. Qua invece nuovamente hai degli extra da sbloccare e ciò mi rende molto, diciamo, contento. Ah, qua non è servito a niente, quindi andare nelle opzioni, me lo devo perciò riscegliere di nuovo. Andiamo con questo livello di difficoltà perché appunto io mi voglio divertire, anche perché il gioco purtroppo è solamente in inglese. Non è una cosa difficilissima da comprendere,
Però, come anche non a Riame o Danganronpa, le situazioni che ci si presentano non sono proprio normali. In questo caso noi facciamo delle investigazioni all'interno dei ricordi, un po' tipo Inception, però in versione manga. Quindi quello che vediamo non è per forza la verità, dobbiamo capire da alcuni dettagli cosa sta succedendo, dobbiamo, appunto, questa era almeno la cosa base del primo gioco, quindi io penso che questo sequel sia simile, però tutto è basato con un design molto strano. こう。リュウキ君、大丈夫？E sotto alcuni punti di vista questo secondo capitolo si ispira un po' di più a では、続Persona けてまいりましょう。e ci 次の presenta問題appunto です。delle ambientazioni surreali, appunto dei subconscio delle インド persone神話に登場する爆davvero 弾の種molto 族molto で、主にparticolare. 匂いを食べて生きるとされる。半身半獣の精霊とは何？E quindi noi vogliamo provare il tutorial, sì. E come dicevo, si tratta di uno quei tipici giochi in stile visual novel. Questo è il boss, appunto. Quindi facciamo il check per scoprire anche le diverse opzioni, lo possiamo guardare. ちょっと冗談やめてよ。何？インド神話に登場する楽団の種族で、主に匂いを食べて生きるとされる半身半獣の精霊とは何よ。さあ、分かったらさっさと答え。いいから早くボタンを。テーブルの上に早押しボタンがあるでしょ。それを押したら回答権が得られるわ。Mi ci butta già appunto sullo scoprire cosa. Vediamo un po'. Ryuki-han, daijoubu desu ka? E mi piace perché l'hanno mantenuto molto punta e clicca, però tridimensionale, quindi puoi anche interagire un po' con la visuale per cercare alcuni indizi. Devi Indo appunto Shinwa ni toujou sviscerare suru la gakudan no realtà shuzoku dalla de fantasia. omo ni È un nioi o mondo in tabete stile ikiru to cyberpunk sareru in cui appunto noi hanshin dobbiamo hanjuu no investigare seirei to wa nei ricordi nani? della gente. Sa, hoka no A chibu no livello miyasan di mo concept wakatta mi ra piace un botan o oshite kudasai casino. ne. E questo secondo Tebulu capitolo è no ue no molto botan migliore desu del yo. primo, di cui appunto mi sa che non avevo mai parlato in un video. Forse ci avevo fatto un post sul blog quando ancora Donna scrivevo sugata to tanto. iimasu to. Quindi noi possiamo anche lì interagire con la telecamera, vedere un po' cosa c'è intorno a noi per capire se possiamo sapere anche la risposta. Come al solito gli avatar che usano nei giochi sono inquietanti, questa cosa traslucida con l'occhio satanico. Essendo un gioco PS4, i modelli poligonali non sono proprio eccezionali, però hanno appunto questo design strano, surreale, che appunto mi ricorda molto anche Persona, e quindi mi piace un sacco. Personalmente, già solo per la direzione artistica, devo dire che è una cosa che mi piace davvero tanto. E io direi Gandharva, perché le altre sono cose che mi sembrano della mitologia di altre culture. Non so che cavolo sia, non ho idea di come sia正解した堀fatto. コーチームには10ポイIl ント入team りまpopo. す。やったわね、リュウキ君。その調子よ。Tra l'altro questo è il boss, nel senso che è il では、cattivo.続けてじゃんじゃんいきますよ。次。
È bello che mi piace anche qua, solo in questa sezione c'è questo pezzo in stile appunto programma TV, ma è figoso. The New Cyber Serial Killing. Cosa? Le musichette anche sono carine. 6 時間ぶっ通し生配信スペシャルですよ。 6 ore di live stream di Twitch penso che siano mortali. E quindi possiamo, ah, perché ce l'ho ancora, non sono apparse nuove cose, però appunto la telecamera si muove un po' con una velocità tutta sua, eh. Proviamo a azzeccare nuovamente la risposta. この第2サイクロ事件複数の人間が左目をくり抜かれて殺されたあの事件のことです。それを知っとるかどうかによって E questa è una cosa che rompe un po' la quarta parete, gli spoiler del primo gioco. Però, da quello che avevo letto nelle recensioni, appunto, che mi hanno anche spinto a prenderlo, è che anche se non hai completato tutto il primo, puoi capire la trama del secondo, cioè sono collegati, ma non è per dire Psycho Pass che ha un seguito diretto e quindi non vai a comprendere la trama se non hai visto la prima parte. Ti vengono spiegate, ok, e vai avanti perché è una nuova avventura. Poi effettivamente adesso molto spesso lo trovate in offerta al primo anche in versione fisica, quindi è un titolo che secondo me è ancora bello da recuperare. Io diciamo I am, anche se in realtà il primo gioco non l'ho finito e me ne ricordo davvero poco, però mi ricordo appunto situazioni vagamente simili, anche se il primo era un pochettino più visual novel classica. ある人物が犯人によって足を撃たれてしまいましたが、その人物の名前とは、名字はいりません。下の名前だけでお答えください。 Mettiamo il mio nome. Perché le lettere sono messe? Ah no, sono messa come una tastiera QWERTY. No, non dovevo proprio inserire la risposta. Non è una cosa per costruire il nostro PG che sarebbe quel personaggio, ma è una cosa diversa. Ed effettivamente questo mi intriga. Il gioco tra l'altro dovrebbe avere anche diversi finali. Ok, quindi va bene. Forse devo mettere Ryuki, non lo so, non me lo ricordo minimamente i nomi dei personaggi del primo. Ego de
プレコグニティブドリームといえば予知夢のことですが、ところで予知夢というものは本当に現実存在する？Inquietante, molto inquietante. Le atmosfere sono bellissime, mi piacciono un sacco. Devono naturalmente essere nelle corde appunto di un giocatore che è interessato anche appunto a queste tematiche, perché appunto fa molto anime, fa molto appunto Psycho Pass con Inception, con cose davvero inquietanti che si strappano in due le persone, con le voci appunto che si vanno a imbruttire, e non so se muoiono, se li strappiamo in due, se entriamo dentro di loro nei ricordi. Il fatto già che il personaggio abbia gli occhi colori diverso vuol dire qualcosa. E non so se sia valido per il fatto che ho sbagliato la risposta. Poi mi dà un po' fastidio che il cursore appaia anche nelle schermate di caricamento. Però insomma, è un tipo di narrazione che è molto comunque più avvincente delle classiche visual novel. Perché secondo me, ad esempio, Steins Gate è bellissimo. Però chi non è avvezzo appunto alla narrativa, per così dire, visto che si deve leggere un muraglione di testo, manco fosse veramente un libro, fatica a giocarci. Invece questo ha molte più scene scriptate, ha molte appunto più sequenze interessanti dal punto di vista anche visivo, perché sono oniriche, hanno questi aiutanti così, diciamo, digitali, e questi hanno la maschera messa sotto sopra. E qua appunto aver scelto il QTE veloce è utile, perché sennò rischi di essere ucciso così all'inizio. E anche questo fa sì che le zone scriptate siano molto più interattive. Eccolo qua. Le musiche incalzano un botto. E quindi abbiamo anche la scelta dei tipi di proiettile. Questo anche fa molto Psycho Pass. Ok. Il fatto che ci sia il cursore anche in queste sequenze è fastidioso. E appunto, visto che sto facendo anche il video, non è per me facile accorgermi, per così dire, dei QTE, di spostare il cursore per fare la mira, e la difficoltà bassa aiuta molto, altrimenti effettivamente avrei potuto fallire perché non sono concentrato. Poi
come ho detto anche in molti altri video, voglio effettivamente mettermi a giocare a giochi simili con il piacere di giocarci e non la tensione, il nervosismo di poter sbagliare, di morire. Quindi soprattutto nell'ultimo periodo voglio davvero giocare con la difficoltà bassa, e questo mi permette di farlo, e quindi già per me è un gioco molto valido, perché ha una difficoltà scalabile e quindi ogni giocatore può avere la sua esperienza di gioco, cosa che non è per niente scontata, proprio perché i giochi che hanno quel tipo di esperienza forzata dopo un po' mi infastidiscono, perché se non ci riesco, non ci riesco. Invece qua si gioca abbastanza tranquillamente, e qua troviamo delle persone aperte a metà, come quelle che c'erano nel sogno. Carino, mi dà un po' noia che ci sia il cursore, che rimanga anche nelle cutscene in cui in realtà non devi interagire. E quindi facciamo anche dei salti temporali a livello narrativo. Quindi oltre alla parte appunto narrativa di storia, era meglio quando erano delle cose indistinte. Il presentatore è inquietantissimo. E poi appunto i character sono molto da anime, quindi anche questi devono piacere, perché guarda lì il tipo in stile Yakuza con lo scagnozzo. Mi spiace appunto che sia solo in inglese, perché ha una trama molto interessante, intrigante, e sforzarmi appunto di leggerla, tradurre, capire anche i giochi di parole e magari certe citazioni, perché quasi certamente il personaggio appunto del presentatore è una caricatura di qualche presentatore TV giapponese, ma non avendone la conoscenza non riesco a comprenderlo, però si capisce che appunto è qualcosa di voluta la sua testa quadrata. はい、今すぐ。 è inquietante con il cartello, con il QR. Davvero, davvero tanto inquietante. E è questo che mi piace di questo genere di giochi, che comunque sono molto sopra le righe, e però proprio per questo possono permettersi anche una narrazione molto più avvincente, tipo di un Detroit o di un Life is Strange. Anche se alcuni character sono molto stereotipati, diciamo che questo ci porta comunque all'avventura in una maniera diversa da quella che possiamo appunto comprendere. E qua vediamo se appunto Date no itai wa hakken sarete inai.
capire se è stato lui in realtà o c'entra qualcosa. Perciò abbiamo la nostra avventura investigativa, poniamo domande, esploriamo per così dire in maniera virtuale i ricordi di certi personaggi, possiamo appunto fare queste investigazioni. Quindi vediamo un po' tutto quello che succede. HB 連続 殺人 事件 は まだ 何も 解決 して ない し 警察の威信がかかってるのよ、この事件には。HB はハーフボディの略称だ。Perciò diciamo che è effettivamente l'evoluzione videoludica della classica visual novel. この名前が付けられた。Visual novel giapponese appunto, perché puntano molto sui dialoghi, sulle scritte. Però in questo caso c'è anche la messa in scena molto particolare delle situazioni. Quindi pian piano andiamo a scoprire tutte le varie cose, le feature, e la barra in alto ci va appunto a enfatizzare alcune cose. Adesso ci spiega un po' la nostra backstory. E appunto siamo un nuovo personaggio diverso da quello del precedente gioco. Gli eventi si possono dire collegati, ma appunto non richiedono l'aver giocato al titolo precedente, perché si collegano alcuni personaggi, alcune location e situazioni. Però per il resto effettivamente è una trama ex novo. Qua ci viene appunto spiegato il fatto che non siamo investigatori normali, ma investighiamo sul cervello della gente, dei criminali e anche appunto magari delle vittime. Diciamo che per platinarlo secondo me bisogna per forza seguire una guida, perché sennò non si riescono a fare determinati trofei. Però una prima, chiamiamola blind run, così da fare un po' le scelte che ci vengono più congeniali, secondo me è d'obbligo. Poi si può provare appunto a fare delle run mirate con i salvataggi anche specifici per ottenere determinati obiettivi, però diciamo che al primo tentativo secondo me quello rovina un po' l'immersione con il gioco. Quindi se siete interessati, come molti altri titoli, anche appunto Life is Strange, i vari giochi della Quantic Dream e così via, io vi consiglio sempre una run appunto da fare con il gioco, senza preconcetti, facendo magari alcune scelte di dialogo che ci sembrano più pertinenti, ma che magari portano non al finale perfetto o comunque ci fanno mancare qualche trofeo, però almeno diciamo quello che pensiamo effettivamente. Poi per i Trophy Hunter appunto c'è la modalità secondaria in cui andiamo guida alla mano a fare i vari obiettivi, però è molto più costrittiva. Quindi qua le cose in verdi sono ancora appunto da... わかったよ。やっぱりあの死体、
左半身。コルプスフェイス。quindi qua come una cosa un pochettino più classica dobbiamo trovare gli indizi, un po' come i giochi di Sherlock Holmes, esplorare al meglio la scena del crimine per appunto poter vedere questo potrebbe essere una cosa importantissima oppure no, però c'è. E appunto è interessante avere le scelte su quello che possiamo vedere oppure no. Molto inquietante come aspetto. あのいけすかねえ女のボスが一体こんなガキンチョが。Carino, anche il fatto comunque che sia tutto doppiato è una cosa molto piacevole, perché solitamente molte visual novel, di quelle più testuali, hanno i dialoghi solo in determinate scene e per il resto appunto hanno la musica d'atmosfera, ma sono praticamente dei libri da leggere. Questo invece va molto più a interagire col giocatore, si vede che è un concept di nuova generazione, fatto comunque appunto da autori capaci, da team che hanno appunto creato giochi di un certo livello e mantengono comunque quello stile senza però essere appunto un gioco così costrittivo. Qua abbiamo anche la possibilità di fare appunto, ok, di vedere anche le performance. Qua credo che non ce ne siano perché non abbiamo ancora fatto nulla di concreto. Ok, cioè, quindi poi sblocchiamo man mano anche i premi. Ed è interessante questa cosa perché vediamo un po' di cose secondarie, il fatto che ci sia questo anche menu molto più interattivo in confronto alle visual novel classiche. Tempi di caricamento sono un po' lunghetti, eh? Un po' tanto. Non vorrei si fosse più andato il gioco. E non capisco. Ok, sì, effettivamente si era piantato il gioco e quindi ho dovuto un attimino ricaricare. Alla fin fine nell'Ibas Room possiamo cambiare i suoi vestiti e fare appunto delle interazioni. Yo, genki ka? Nande? Costume da hot dog? Perché no? Il costume con la maglietta con la sua faccia. Così. Non abbiamo anche sbloccato quelle altre cose, però possiamo cambiare la testa con questo. Questo fa tanto persone, effettivamente. Possiamo appunto anche ispezionare la nostra, diciamo, assistente virtuale, chiamiamola così, naturalmente molto ecci, e possiamo avere appunto dei diciamo consigli di vita. So ka. Kirei ni mo iroiro
Anche questa è una parte secondaria ma molto interessante, che fa immedesimare di più nel mondo cyberpunk digitale che hanno messo su, proprio perché, come succede in Psycho Pass, è un futuro che non è distopico, però comunque le autorità hanno alcuni metodi molto particolari per venire a capo di certi crimini. Quindi la privacy, per così dire, di certe persone viene violata ampiamente. Questo era anche un po' il fulcro del primo gioco, andandogli a sondare i ricordi, a forzarli, diciamo, a dire la verità. Carino come cosa, come function. E questa è una cosa che, se non mi ricordo male, c'era anche nei vari Nonary Game, in cui appunto vediamo diciamo le varie ramificazioni della storia, e può essere molto utile quando si vuole rigiocare appunto più volte il gioco per capire dove sono gli eventi cardine che vanno a cambiare appunto le situazioni. Qua siamo ancora nella parte iniziale, perciò non ne ho altre. E insomma, il titolo secondo me è molto ma molto interessante. E anche stilosi i menu, che sono fatti come se fossero dei quaderni, ci vanno a spiegare le varie funzioni, le armi. L'Evolver è molto simile al, come si chiamava, il Pacificator, che era l'arma appunto di Psycho Pass. Infatti come design, come stile, secondo me trae molto da quell'anime, da quel manga anche. Però devo dire che ad esempio il gioco di Psycho Pass paradossalmente invece è molto più banale. È una visual novel con alcune scelte, con una secondo team che va a incontrare, ma non per forza a interagire appunto con i personaggi della serie originale. E però alla fin fine non era nulla di particolare. Invece qui abbiamo appunto un diciamo un gioco molto particolare, che ha un design tutto suo. Anche questo minigioco di trovare gli Eyeball, gli Eyeballi. Quindi qua ci fa tipo Tamagotchi. E possiamo richiedergli altre cose solo dopo un tot di tempo reale. Questo è particolare, perché vuol dire che dobbiamo sempre cercare appunto di interagire, ricordarci di interagire con questo Tamagotchi ogni tot, invece di farci prendere semplicemente dall'avventura. E qua non possiamo cambiare ancora le forme. Ok, no, in realtà erano già on di base. Ci mette un po' per farti praticamente leggere il testo e poi poterlo chiudere. Però insomma, anche questa è una funzione extra molto interessante. E le Eyeball, appunto, quando le sblocchiamo giocando al Tamagotchi, ci danno i nuovi costumi per la nostra intelligenza artificiale. Ha insomma dei contenuti extra che esulano dal semplice gameplay investigativo, e questo è piacevole. È una piccola distrazione che rende il titolo anche un pochettino più fruibile, e magari anche fare più run
possono risultare meno snervanti in confronto alle visual novel classiche, in cui addirittura molto spesso quando rigiochi certe parti che sono perfettamente uguali salti completamente il testo perché non ce n'hai voglia di restare mezz'ora lì a leggerti cose che avevi già fatto. Perciò insomma si tratta di un titolo molto interessante. Da quel poco che mi ricordo del primo capitolo, comunque è un passo avanti a livello di stile di gameplay. È molto più interessante per anche i nuovi giocatori che non sono abituati magari alle visual novel statiche. Questa, che è un pochettino più dinamica, può risultare appunto più interessante. Perciò è una cosa che va secondo me a suo vantaggio. Peccato che già all'epoca era uscito, un annetto fa, anche di più forse, 2 anni, nel 2021 dovrebbe essere uscito, solo per i fan, e anche lì pubblicizzato decisamente male, perché se uno ama appunto i giochi della Spike Chunsoft sa che ci si può fidare, diciamo, di gran parte dei loro prodotti, soprattutto di quelli narrativi particolari come appunto Danganronpa o gli Steins Gate, che sono appunto validi e interessanti. Però qua c'è anche una netta componente di gameplay in più al classico visual novel giapponese a cui sono abituato anch'io, ed effettivamente è intrigante. In questo maggio, diciamo, in cui non ci sono grosse uscite, adesso ho provato la versione appunto di prova grazie al PlayStation Plus Premium, ma dato che l'ho trovato cioè al momento è in saldo, i saldi stanno per finire, e decido di prenderlo perché dopo averlo finalmente testato posso dire che ne vale la pena. Quindi è un altro di quei titoli che vado a recuperare in un mese dove non ci sono grosse uscite, mi fa piacere appunto poterci mettere le mani sopra, anche perché è qualcosa davvero di molto particolare, diverso dai soliti titoli a cui sto giocando ultimamente, a cui sono abituato, anche in completo appunto alle visual novel, perché non è la classica, e come Danganronpa ha quel tipo di gameplay molto surreale e quindi ha un appeal, diciamo, maggiore in confronto alle storie narrative di stampo investigativo, come possono essere comunque anche i giochi di Sherlock Holmes, tra cui adesso è uscito anche quello con l'ambientazione in stile Cthulhu, però anche lì aspetterò i saldi per metterci le mani sopra. Perciò quindi, se vi può interessare un gioco del genere, che appunto è molto particolare, non ha un vero e proprio genere di appartenenza, possiamo metterlo nelle visual novel investigative, ma non è proprio così, e comunque fateci un pensiero anche voi, magari quando ritorna nuovamente in saldo, visto che il prezzo di base è relativamente alto, però secondo me ne vale la pena, soprattutto per il design, per la storia particolare, per niente scontata, e appunto per le atmosfere che sono completamente fuori dagli schemi dei giochi classici. Quindi io sono particolarmente soddisfatto, mi è un po' scazzato che forse era perché la versione di prova, anche se lo scarichi tutto, che sono quasi 24 giga di gioco, si è piantato mentre andavo nei menu e quindi un po' mi ha infastidito, ho dovuto spezzare il video. Però comunque a livello tecnico, per essere un gioco della Play 4 un po' vecchiotto, perché ormai sono passati 2 anni dall'uscita, resta comunque molto valido, soprattutto grazie al suo design, che gli fa, diciamo, sopperire alla mancanza di qualità poligonare, di texture. Però resta comunque un titolo molto ma molto valido. Perciò io non posso far altro che consigliarvelo, e appunto adesso andrò a completare l'acquisto perché ne vale la pena. Detto ciò, io vi saluto, se il video vi è piaciuto come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un mi piace, e direi che ci vediamo alla prossima, magari dove parlerò di qualche altro gioco particolare
che merita appunto di essere visto anche se poco conosciuto.